Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema animali fantastici, i segreti di Silente, ma prima di cominciare come al solito vi ricordo che su Pumpling utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice cumulabile con tutte le iniziative in corso di Pumpling e sotto in info box trovate il link alla mia vetrina Amazon. Acquistando qualsiasi cosa su Amazon passando prima per il link della mia vetrina aiuterete il canale a supportarsi, quindi grazie in anticipo a chi cliccherà sotto nel link e acquisterà quello che vuole. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito col nuovo video perché è da un po' di tempo che Panini Comics mi ha inviato questo qui, che è il nuovo volume di Schermi Incantati dedicato ai segreti di Silente. Ve l'avevo già mostrato su Instagram quando mi arrivò. Però poi, ragazzi, c'è stata l'estate e mi sono un po' perso, quindi adesso stiamo recuperando tutte quelle cose che ho accumulato nel periodo estivo e questa è una di quelle. E ragazzi, conoscete benissimo i volumi di Schermi Incantati, sono dei volumi dedicati a dei film o comunque a degli aspetti particolari della saga, come gli animali, i luoghi, gli oggetti, e in questo caso abbiamo quello dedicato appunto all'ultimo film di Animali Fantastici. E adesso andremo a vedere all'interno cosa c'è da scoprire perché questi volumi hanno la particolarità di avere tanti allegati cartacei all'interno, che sono sempre molto molto carini da avere, da poter tenere in collezione. Quindi io direi a questo punto di dare un bel taglio alle mie ciance e di cambiare inquadratura e andare a sfogliare assieme questo bel volume. Ecco qui il nostro bel volume Animali Fantastici, Segreti di Silente, Schermi Incantati di Panini Comics. Nella copertina possiamo già vedere il giovane Silente, Newt, Queenie, Grindelwald, Jacob, non vediamo Tina, che vedremo solamente alla fine del film, e poi abbiamo anche i due nuovi personaggi, Theseus, Scamander e Lally, la professoressa. E poi abbiamo i nostri animali fantastici, quindi la Fenice, Piket, lo Snaso e anche questa che non ricordo cosa sia, una cromantula, non ricordo, ragazzi, scrivetemelo nei commenti. E poi ecco che andiamo a cominciare a sfogliare il nostro volume. Questa è un'illustrazione che va a riprendere un po' il cerchio tibetano che vanno ad utilizzare a mo' di passaporta nel film, quella sorta di campana tibetana, non so esattamente cosa sia, ma va a riprendere tutti i vari disegni che c'erano raffigurati attorno e vediamo ovviamente il Kilin onnipresente, animale che è centrale nella trama del film. Andiamo a vedere ora il sommario, che è molto vasto e pieno di informazioni. Si va da Londra al giuramento di sangue, al castello di Nurmengard, i vari personaggi uno per uno. Abbiamo anche i doni di Silente, le bacchette, Berlino, la sala grande, la cena dei candidati. Si va a passare passo dopo passo tutto il film. Quindi qui c'è una breve introduzione per vedere dove eravamo rimasti e poi si arriva a Londra in un sogno. Quindi ci viene detto che Silente, il giovane Silente, stava sognando questo discorso con Grindelwald. Quindi un sogno che sempre però non si capisce se è appunto un ricordo o semplicemente una speranza di Silente, quello che avviene in questa visione. E poi andiamo avanti e arriviamo al giuramento di sangue, dove troviamo il primo allegato, che è questo piccolo artwork con Grindelwald e Silente, un artwork molto scuro. E poi andiamo ai singoli personaggi, quindi troviamo Newt, troviamo il monte Tianzi, quindi ci danno una collocazione geografica più specifica su dove si trovasse Newt all'inizio del film e poi i nuovi animali, naturalmente in primis il Kilin, che finalmente è centrale, un animale all'interno della trama del film. Abbiamo tutto il viaggio del Kilin e poi la viverna che a me è piaciuta davvero tantissimo, anche come è stata realizzata a livello di design. Poi abbiamo il castello di Nurmengard, quindi ci viene confermato che questo è il castello di Nurmengard, quello che abbiamo visto nel film. Anche questo mi è piaciuto molto, e poi breve panoramica su Grindelwald e Queenie.
Abbiamo ancora Credence, quindi tutti i personaggi che troviamo all'interno del castello all'inizio del film, e poi si passa al giovane Silente e al ritorno ad Hogwarts nell'ufficio di Silente. Ancora Theseus e qui altri allegati, perché i nostri protagonisti vanno a Hogsmeade a trovare il fratello di Silente e troviamo appunto questa che è stampata su cartoncino. È una cartolina ed è una cartolina del testa di porco, molto molto carina. E poi anche questo adesivo con il logo della Burro Birra di Mina Lima, molto carino anche questo. E abbiamo anche quest'altro adesivo che viene ripreso anche sotto di questo stemma che è quello della Fenice, è lo stemma di famiglia dei Silente. Infatti abbiamo la D di Dumbledore. E anche questo allegato molto carino e mi piace il fatto che usando l'adesivo resti comunque sotto l'immagine. Passiamo agli altri personaggi come Jacob, ad esempio, abbiamo Lally, l'avevamo menzionata prima, e poi tutti i vari libri, naturalmente sempre curati da Mina Lima, e abbiamo questo bellissimo biglietto del Great Wizard Express, partenza dal binario 3 e un quarto, quindi sappiamo che questo treno che parte da Londra, che è quello che hanno preso i nostri protagonisti, si chiama The Great Wizarding Express ed è questo un biglietto di sola andata dal binario 3 e un terzo. E quindi abbiamo partenza Londra con arrivo Berlino. Questo biglietto è davvero bellissimo, mi fa impazzire e andrebbe assolutamente accoppiato a quello del binario 9 e 3 quarti in una bella cornice, mi piace davvero tantissimo. Poi abbiamo una panoramica sulla squadra, i doni lasciati da Silente ad ognuno dei protagonisti, una panoramica sulle bacchette e poi abbiamo ancora Berlino, che è città protagonista di questo film, il Ministero tedesco della magia, che mi è piaciuto davvero tanto, davvero sembrava di essere proprio a Berlino, mi è piaciuto davvero tantissimo, e poi le valigie di Newt e Silente. La grande sala con il dettaglio sui vari dipinti animati che anche in questo caso davvero fatti super bene, molto molto belli. E poi ancora abbiamo qui le strisce elettorali, ad esempio abbiamo questa qui: amici maghi, alzatevi e occupate il posto che vi spetta di diritto nel mondo. Votate Gellert Grindelwald come capo supremo della Confederazione Internazionale dei Maghi. Qui abbiamo anche vota Vincenzia Santos, quindi anche in questo caso un altro volantino che è possibile staccare. E poi qui abbiamo la lettera in italiano. Questa è una bella chicca, molto molto carina. Questa lettera che viene data a Newt da Silente, che serve per farlo entrare nella prigione tedesca di Erkstag, come viene scritto qui sulla lettera, che servirà appunto a far fare visita a Newt al fratello Theseus, che è rinchiuso lì, quindi molto molto carina questa lettera come prop. E poi abbiamo la Manticora e poi ancora il nostro Teddy, Pickett, Albus e Aurelius e la Fenice, la cena dei vari candidati e poi si torna ad Hogwarts, il pub testa di porco e poi qui abbiamo il Bhutan che è anche questo protagonista del film e abbiamo questo bellissimo arazzo, chiamiamolo così, del Kilin che si apre ed è molto molto bello. Adesso io non voglio staccarlo, ma vorrei farvelo vedere almeno in parte. Ecco così. E questo andrebbe naturalmente staccato per intero e tenuto esposto da qualche parte o incorniciato. È molto bello, ovviamente anche questo di Mina Lima, quindi io ve lo dico sempre, se voi andate nel negozio di Mina Lima e volete acquistare una cosa del genere, una stampa del genere, minimo minimo vi chiedono 20 sterline, quindi acquistare il libro e trovare all'interno un allegato del genere già ripaga il libro per intero, quindi questi volumi qui con gli allegati Mina Lima vanno secondo me sempre presi. Andiamo ancora avanti e troviamo lettere, insegne, simboli del Bhutan, poi la parata del Kilin, il nido dell'aquila dove avviene tutta la parte finale del film, la rottura del giuramento e i festeggiamenti. Mi è piaciuta tantissimo la parte finale, come è stata chiusa con molta delicatezza, hanno dato una degna chiusura a tutti i personaggi e quindi a me, come vi dicevo, va benissimo così. Ed eccoci di nuovo qui, ragazzi, col nostro bel volume da aggiungere in collezione nella nostra libreria accanto agli altri. E alla fine vi dirò che è molto carino.
un po' più ridotto rispetto agli altri e mi sarebbe piaciuto ci fosse qualche contenuto extra a livello di gadget, però abbiamo trovato delle cose molto interessanti come la lettera o ad esempio il nuovo adesivo della Burro Birra, mi piace tanto, e anche il manifesto da poter incorniciare col Keelin. Quindi in ogni caso abbiamo delle cose, delle chicche molto molto carine, è un bel volume da tenere in collezione, ma secondo me è un pelino indietro rispetto a quelli precedenti, probabilmente colpa anche del film in sé che non ha offerto tantissimi spunti, anche perché moltissimi dei protagonisti degli animali li avevamo già visti nei film precedenti, quindi avevamo già tante cose negli altri volumi, e quindi questa secondo me è più da vedere come un'aggiunta, un allegato extra ai volumi precedenti, con delle piccole cose aggiunte da poter. Per poter espandere questa collezione dedicata a animali fantastici. Saga purtroppo molto sfortunata, non sappiamo ancora se ci sarà un quarto o un quinto film. Secondo me più no che sì, secondo me si fermeranno a questo volume qui, cosa molto strana, non sono neanche stati rilasciati dei Funko Pop dedicati ai Segreti di Silente, ad esempio, quindi da qui già si denota quanto poco si sia creduto a questo film, quanto poco supporto abbia avuto in generale anche dalla stampa, dal punto di vista del merchandising. Ragazzi, davvero un film secondo me poco supportato, che poteva fare di più, che secondo me comunque così male non era. Ha chiuso tutto quello che doveva chiudere, ha dato un po' di dignità a tutti i personaggi, e quindi secondo me finiranno qui la storia e ci mostreranno lo scontro tra Grindelwald e Silente in un nuovo film o comunque in un nuovo film magari in due parti, ma con un titolo diverso. Secondo me abbandoneremo completamente il filone Animali Fantastici che si è concluso in questo ultimo film, anche perché il finale diciamo che lascia poco spazio all'immaginazione. Hanno un po' chiuso tutte le varie storyline, quindi va bene così secondo me. Ci stava anche un piccolo volume per concludere. Anche perché questo è l'unico volume, oltre allo screenplay di Salani, questo qui è l'unico volume che è stato rilasciato a tema I Segreti di Silente. Poi non abbiamo nessun'altra pubblicazione importante se non questa qui. Quindi secondo me è da recuperare in ogni caso e tenerlo in collezione. Ragazzi, detto questo, grazie come al solito per aver visto il video fino alla fine, spero di avervi intrattenuto 10 minuti. Lasciate un mi piace, commentate, scrivetevi, fate tutte le solite cose e io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!